Good morning youtubers, è uscita la patch 2.3 di Rainbow Six Siege e noi siamo qui pronti come sempre per vedere quali sono state le modifiche apportate dalla patch. Allora iniziamo subito con un cambiamento auspicato da molti e che era già stato promesso da Ubisoft. Il Super 90 di Frost, quella specie di Deus Ex Machina tra gli shotgun di Rainbow Six, ha finalmente visto ridursi il drop off da 5 metri a 3 metri e mezzo. Per chi mastica meno questi termini significa che il danno dell'arma inizierà a calare dopo i 3 metri e mezzo di distanza e non dopo i 5 metri. Questo ovviamente per allinearlo agli altri fucili a pompa del gioco che dire finalmente hanno nerfato questo Super 90. Contestualmente però è stato potenziato Buck, o meglio è stata potenziata l'abilità di Buck, la Skeleton Key, che tutti sappiamo consistere in una sorta di massa sotto canna nell'arma primaria. Bene, il danno sulle persone è rimasto lo stesso, ossia inferiore a quello dei fucili a pompa primari, però hanno aumentato l'effettività del colpo sulle superfici distruttibili e dalle immagini della patch notes pare che l'abbiano quasi raddoppiato. In sostanza, di fatto si vede un Buck sparare una sola volta in un muro distruttibile e riuscire a passare attraverso quel buco appena creato. Non hanno voluto aumentare l'effettività del mass sui player perché per Ubisoft l'utilizzo principale, o meglio quello per il quale è stato introdotto il mass, è appunto la distruttibilità sulle cose, e non sarebbe stato equo se il danno riportato sui player con il mass fosse stato uguale a quello di un fucile a pompa primario. Passiamo ora a un altro punto caldo della patch, anche se ho qualche dubbio sulla riuscita dell'intento degli sviluppatori, ossia hanno aumentato il recoil dell'SMG-11, che è la PDV secondaria di Sledge e di Smoke. Da quello che leggo nella patch note, hanno aumentato il tempo in cui l'arma tornerà al centro dello schermo dopo il recoil della raffica, e il recoil stesso dovrebbe essere meno prevedibile. Ora, non è spiegato particolarmente bene cosa hanno fatto, ma dicono che prima il recoil era soltanto verticale, ed assumo quindi che ora sia anche orizzontale per creare una certa imprevedibilità. A conti fatti, ragazzi, l'SMG 11 rimane un'arma decisamente OP, e quello che hanno fatto in termini di bilanciamento, a mio modo di vedere le cose ovviamente, non è sufficiente e non è nemmeno effettivo. Se un'arma è overpower, non è che la rendi meno overpower aumentando il recoil, tra l'altro poi in modo abbastanza impercettibile. In termini di bilanciamento, se vuoi creare un'arma secondaria decisamente più forte delle altre e addirittura dare a quest'arma il ratio più elevato del gioco, allora devi lavorare molto di più in termini di malus per ottenere un bilanciamento degno di questo nome. Per come la vedo io, quindi, per bilanciare l'SMG-11 dovrebbero togliere la possibilità di montare l'ACOG, perché non ha senso mettere un ACOG su una PDV, mettere un drop off molto restrittivo in modo da rendere l'arma effettiva soltanto da distanze particolarmente ravvicinate, e aggiungerei anche un bullet drop che quasi in questo gioco non esiste, o in alternativa uno spread tale che i proiettili oltre, che so, ai 10 metri hitano il bersaglio 1 su 5 se ti va bene, e a quel punto, dando quindi dei malus molto molto pesanti, hai controbilanciato un'arma che ha un rateo mostruoso e che, ripeto, non è l'arma principale ma è soltanto un'arma secondaria. La patch poi ha continuato sulla strada delle contromisure ambientali allo spawn kill, di cui avete avuto tantissimi esempi nella patch precedente, e in questa hanno aggiunto un blocco di ghiaccio a copertura dello spot della motoslitta sulla mappa Yacht, e hanno aggiunto dei cartelli pubblicitari a coprire parte delle finestre della banca attraverso la quale era possibile uccidere i player ad inizio partita appena provavano ad arrampicarsi sulla facciata principale della banca, quella in corrispondenza del tombino aperto sul passaggio nelle fogne. Questa modifica la condivido particolarmente perché, se è vero che da un lato bisognava stare attenti a guardare verso quelle finestre prima di salire, d'altra parte era un po' troppo facile portarsi a casa un paio di kill a 5 secondi dall'inizio del round senza che gli avversari potessero fare tantissimo in merito. Ovvio, in qualsiasi mappa è possibile spaccare la finestra e sparare agli attaccanti, ma almeno il team avversario ha un feedback sonoro e visivo di allerta, mentre in questo caso non li aveva. Continuando con le patch note, si legge che hanno migliorato l'hit registration. Allora, qui il messaggio diventa molto confuso, ma in sostanza quello che hanno fatto è avvantaggiare i player con un ping basso rispetto a quelli con un ping elevato, anche se, come detto, la descrizione è confusionale. Quindi io traduco: il vantaggio del giocatore che picca, ossia mira verso uno spot, è stato ridotto, e i giocatori che si nascondono dietro una copertura che hanno un ping basso saranno meno vulnerabili ai giocatori che hanno un ping alto. Ora,
Ubisoft, capiamoci. I giocatori con un ping alto avevano un vantaggio verso chi aveva un ping basso? Da che mondo è mondo negli FPS chi ha un ping basso ha un vantaggio verso chi ha un ping elevato? Quindi in ordine di riduzione del ritardo di ping bisognerebbe lavorare affinché chi ha un ping alto riesca comunque a contrastare quello che ha un ping basso e che quindi vede accadere le cose una frazione di secondo prima. Ovviamente questo entro i limiti di un ping accettabile. Quindi, davvero, o avete scritto le patch note alla cazzo, oppure da quello che leggo avete avvantaggiato chi ha un ping basso, che già stava comunque in una posizione di vantaggio per i cavoli suoi. Quindi Germania, paesi nordici ringraziano, ma non è questa la direzione normale su cui bisogna lavorare sulle differenze di ping, compreso il fatto che nei server di Rainbow il ping è mediamente più alto rispetto a qualsiasi altro FPS in cui gioco, quindi forse dovreste concentrarvi su questo. Infine, sulla hit registration dicono che hanno corretto alcuni bug relativi al volume dei personaggi, degli scudi e delle barricate, che questo significa che da ora in poi ciò che i giocatori vedono dovrebbe riflettere più accuratamente ciò che effettivamente accade sui server. E beh, speriamo, rimane comunque sia il discorso del ping in sospeso. Per quanto riguarda i miglioramenti apportati alle partite ranked, riporto che ora i match partiranno soltanto se ci saranno 10 player in lobby, quindi se un player dovesse livare durante il countdown ora rinizia da capo e la lobby rimane aperta per dare modo di joinare e tornare quindi a essere 5 contro 5. Questa è un po' una contromisura a chi livava le partite dopo aver visto i rank e le statistiche degli avversari, lasciando nella brata i compagni che invece rimangono a giocare in minoranza. Per il futuro comunque stanno pensando di nascondere le informazioni dei player prima che starti la partita e io concordo in pieno su questo punto. Sempre sulla stessa lunghezza d'onda hanno modificato anche la riconnessione alle partite ranked. Sia che si tratti di disconnessioni involontarie, sia che si tratti di player che livano la ranked, ora nel momento in cui si va a ricercare una partita ranked si dovrebbe finire sempre nella partita dalla quale ci si è disconnessi o dalla quale si è caduti. In parte questo funzionava anche prima, almeno per le disconnessioni accidentali, ma non sempre. Bene, hanno lavorato affinché la riconnessione alla ranked funzioni meglio e per quelli che livano la partita simulando una disconnessione per non avere la penalità degli 8 minuti, bene, da oggi finirete di nuovo nella ranked che avete livato, così in sostanza le cose da fare rimangono due: o si giocano le partite ranked che vengono date, oppure passerete la serata a livare le ranked, aspettare i minuti di penalità e in più se cercate di giocare in ranked e la partita livata non è ancora finita, tornerete di nuovo in quella partita che è sacrosanto. Cheater a parte, ovviamente. Nelle patch notes hanno scritto poi che stanno valutando anche di aumentare la penalità per chi liva le partite perché pensano che gli 8 minuti di esclusione non siano sufficienti. Per quanto riguarda le misure di anti-cheat, scrivono che hanno espanso i loro criteri di identificazione dei cheater potenziali e chi viene identificato come potenziale cheater sarà rimosso immediatamente dalla partita e avrà una sospensione temporanea che va da 5 minuti, 1 ora, 24 ore, 48 ore, una settimana fino al ban permanente. Io qui avrei qualcosa da dire, nel senso che è da un po' di tempo a questa parte che mi accorgo che i cheater, soprattutto in ranked, sono aumentati in modo smisurato. Non è affatto raro trovare dei cheater, come del resto non è affatto raro trovare gente che non sta cheatando e però viene segnalata come se lo facesse, a prescindere poi da un discorso di quanto sia effettivo poi quello che viene fatto quando qualcuno viene segnalato, ma vabbè. Queste contromisure secondo me lasciano un po' a desiderare, visto che sono improntate sul cheater potenziale e sulle segnalazioni degli utenti che arrivano una volta che ovviamente la frittata è già stata fatta. Torno a dire che Ubisoft, se non è in grado di implementare un anti-cheat proprietario degno di questo nome, dovrebbe comprarne uno e garantire un'esperienza dignitosa del multiplayer che, nonostante le patch notes, non mi sembra stia migliorando sotto questo aspetto. Infine ragazzi, c'è ancora un buon ammontare di modifiche fatte, magari vi cito ancora tra le più interessanti la correzione dei bug delle cariche esotermiche che non si riuscivano a piazzare sulle botole, piuttosto che la correzione del bug grazie al quale Montagna riusciva a sparare prima che l'animazione di accorciamento dello scudo fosse terminata dopo che ovviamente lo si era espanso. Dicono poi che hanno corretto dei bug relativi ai droni che finivano sotto la mappa, ma l'avevano detto anche nella patch precedente, insomma succedeva ancora questa cosa, quindi speriamo che questa volta abbiano risolto in maniera definitiva. Inoltre c'è la correzione del bug per il quale si perdeva l'audio nel gioco durante un round e veniva sostituito normalmente dal suono di un drone. A me è successo pochissime volte, però spero veramente che l'abbiano risolto perché è un bug abbastanza pesante. Poi giustamente hanno lavorato su alcuni fix di crash vari involontari del gioco, cose che normalmente leggiamo sempre in tutte le patch note. Comunque ragazzi, nella descrizione
descrizione del video trovate il link se volete proprio leggere tutto quello che è stato cambiato, anche se loro specificano che nelle patch note non scrivono neanche tutto quello che hanno cambiato. Comunque, insomma, io direi che le cose più importanti ve le ho dette, per tutti gli altri avete il link in descrizione, potete andarvelo a spulciare da soli se siete più esigenti di così. Detto questo ragazzi, queste erano le modifiche apportate con la patch 2.3 di Rainbow Six Siege, spero di esservi stato utile e nulla, direi che noi ci vediamo al prossimo video.